Questo è un buon senso civico quello che ha fatto lei prima, perché ha raccolto delle cose che la gente mangia e butta a terra. È peccato. Peccato, vero? Perché c'è tutti questi ragazzi, un sacco di giovani qua, invece che stare sulla spiaggia a fare nulla, potrebbero fare in 2 minuti, si pulisce tutto. Anziché buttano, diciamo, nella sabbia. Appunto. E dove arriva, signora? Scandinavia. Vivo in Scandinavia. La prima volta che arriva qui alla Donnara? Sì. Come trovo questo posto? Bellissimo. Le persone bellissime, molto, tutto molto bello. Però, peccato, perché di una piccola si potrebbe fare veramente poco per... Noi per esempio in Scandinavia facciamo la raccolta. Tutti i ragazzi, tutti i giovani, a fine stagione andiamo e raccogliamo un po' tutto. Quindi ci sono tanti ragazzi qua o... Ecco, qual è il messaggio che vuoi lanciare? Raccogliete. Abbiamo pulito i posti. Tenete pulito, è vostro. Ma tra la tua ci ha regalato. È tutto vostro, insomma, qua. Peccato, uno dovrebbe avere un po' un senso civico. Raccogliere. Mettere un canto. Intanto io da calabrese gli faccio i complimenti e quello che ha fatto, ho visto che il gesto che ha fatto, ecco, anche lei sta contribuendo per una Calabria pulita. Una Calabria sì, magari, anche perché sono di origine. A nome tutti i calabresi. Sì, la ringraziamo. Prego. Di mare, signorina? No, sono qua da una settimana. Da dove arriva intanto? Da Milano, tra Bergamo e Milano abito. Ma è calabrese d'origine? No, il mio ragazzo è calabrese, sì, quindi... Questo location? È ormai da un po' di anni che vengo, quindi il mare è bello. Diciamo che non è valorizzato, secondo me. Andrebbe più rivalorizzato. Sì. Sì, sì. Come la spiaggia trova pulita o sporca? Anche perché c'è prima una signora che si è messa a pulire. Allora, diciamo un buon che senso civico di a inizio settimana era pulita, poi comunque la gente viene al mare, i rifiuti li mette ma nessuno passa, quindi secondo me dovrebbero passare di più a raccogliere. Anche nel mare comunque ci sono dei rifiuti, perché ho raccolto io qualche... Lei quindi? Sì, c'erano dei cassetti, dei tubi di plastica. Un messaggio per chi ci sta ascoltando, di non sporcare questa bellezza che madre natura ci ha regalato. Sì, non sporchiamo e magari diamo una mano a pulire. E poi un tocco anche a chi amministra questa città. Esatto, magari bisognerebbe passare... Un appello al sindaco. No, ma in realtà ho già fatto delle segnalazioni al sindaco, io ci tengo molto a queste cose, ho già scritto al comune, dovrebbero passare non una volta al mese, ma comunque tutti i giorni a raccogliere. Ha avuto una risposta da parte del sindaco? No. E questo quindi che significa? Non lo so, lascio a chi ci sta guardando.